Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti al TG. Dopo 2 anni di pandemia, finalmente ritorna a Pola la 15ª edizione del famoso Festival del Libro per Bambini, Montelibric. C'è tanto entusiasmo, tanti titoli, tanti ospiti. Quest'anno un'altra novità. I bambini hanno avuto modo di conoscere gli animali delle fiabe. A voi il servizio. Benvenuti al parco. Benvenuti al 15esimo Montelibric. Vero? Sappiamo contare fino a 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, poi? 13, 14. 15, benissimo, ottimo. Quello insieme. Che devo dire a tutti voi piccoli polesani, che finalmente al Montelibric ci saranno tantissimi avvenimenti, spettacoli, e soprattutto libri in lingua italiana proprio per voi. I personaggi, le situazioni ed i fantastici paesaggi delle fiabe prendono forma dentro la nostra mente e diventano reali, andando a soddisfare il bisogno di immaginazione e di avventura dei più piccoli. Le fiabe non sono semplici racconti, sono qualcosa di molto più profondo, legato al nostro pensiero mitico e fantastico. Queste, come per magia, accendevano in noi le luci dell'immaginazione e dei sogni. E i sogni diventano realtà proprio il magico Festival Montelibric, che quest'anno torna nel suo splendore più ricco che mai. Tanti titoli, tanti eventi in programma e tante sorprese. E finalmente oggi il 15esimo Montelibric, col programma italiano Più che una storia. In parco, però tutta la parte dei programmi italiani si svolge alla comunità degli italiani, ma anche nel parco. È una grande gioia per noi, soprattutto poter offrire contenuti in lingua italiana per i nostri bambini e per i nostri ragazzi, e da non dimenticare più di 500 titoli in lingua italiana tra albi, cartonati, libri per ragazzi e per bambini. Dunque invitiamo le famiglie, i genitori, i nonni, le scuole già ci saranno, dunque una bellissima collaborazione per venire al parco, comprare qualche libro, seguire il nostro programma. Nei giorni precedenti sono stati avviati diversi laboratori per bambini dedicati alla scuola d'infanzia Rin Tin Tin. È stato messo in scena lo spettacolo Ecco qua la zampa di Petra Blaskovic e Luca Juricic. I protagonisti delle fiabe sono gli animali che parlano e interagiscono. Questa volta i bambini hanno avuto modo di vedere gli animali presenti nelle fiabe, quali i serpenti, gli uccelli esotici, le tartarughe, grazie al supporto dello Zoo di Zagabria. Oggi invece è stato presentato il libro La casetta del riccio, pubblicata dall'Edit in versione italiana. Per quale motivo avete proprio scelto il libro La casetta del riccio? Beh, intanto 5 anni fa, sempre a un laboratorio di traduzione presso la parte italiana del programma Dunque più che una storia, il libro è stato tradotto da professoressa Liliana Avirovic con i piccoli traduttori. Di conseguenza volevamo riprendere un attimo il lavoro che è già stato fatto per confezionarlo, per abbellirlo. Vibor Juhas ha fatto delle stupende illustrazioni, non sono capace di descriverlo così bene, stamattina lo avevo nelle mani, dunque è un lavoro fantastico. Dunque La casetta del riccio, che piace tanto in lingua croata, finalmente si potrà leggere anche in lingua italiana. La parte del programma in lingua italiana è stata possibile anche grazie al supporto incondizionato dell'Unione Italiana. Come in tante occasioni, l'Unione Italiana sostiene le proprie comunità, mette a disposizione i necessari finanziamenti perché le comunità possano operare e organizzare questo tipo di eventi. Io, al di là ovviamente dei complimenti al team che ha organizzato questo evento, voglio in particolar modo ringraziare Tamara Brussic, presidente della comunità, nonché Liana, la responsabile della biblioteca, per il loro impegno personale per la buona realizzazione di questo importante evento per tutti i bambini. Posso dire che un'altra cosa che mi ha dato tanta soddisfazione è che quando la presidente della comunità Tamara ha posto una domanda ai bambini che erano presenti, hanno risposto in italiano, il che fa sempre tanto piacere. La missione del Montelibric è quella di avvalorare l'affermazione per cui nel libro si potrebbero individuare correlazioni con gli animali, la natura e la crescita dei bimbi, educandoli nel rispetto dell'ambiente.
Grande festa a Buie per la cerimonia della seconda premiazione degli alunni più meritevoli alle gare d'italiano. Quale lingua materna? Finora questo tipo di premiazione non aveva lo status di gara a livello nazionale, per il quale si è molto combattuto negli anni scorsi. Premi, scenette e stacchi musicali, gli ingredienti della serata che noi abbiamo riassunto nel nostro servizio. Immaginare, disegnare, colorare. Ecco il motivo di questa presenza in comunità. Ma c'è di più. Come traspare dalle parole dei piccoli autori, anche l'emozione fa la sua parte e questo primo lavoro con il suo fiume, le vette innevate e una rappresentazione di un vivo inverno montano ci ricorda anche vive melodie. Dipingi tutto ciò che puoi immaginare e la realtà ti farà compagnia. È il messaggio di questa alunna della quarta classe, ma è anche il messaggio di questa iniziativa che premia il lavoro dei più piccoli, lo fa assurgere a importante dote e lo mette a disposizione del pubblico buiese. Questi lavori potrebbero trovare però posto in qualsiasi galleria d'arte nostrana. Quello che sembra un arcobaleno è in realtà la rappresentazione di un mare dove la piccola autrice della prima classe riconosce dettagli come i suoi pensieri, a dimostrazione che la creatività giovanile da queste parti è forte e corposa e accompagna questa generosa arte. Gli autori e le autrici sono a tratti giovanissimi e non mancano i rimandi al mondo della scuola che molti di loro hanno appena abbracciato e che non hanno mancato di trasferire nelle loro fantasie figurative. La natura, gli alberi e gli animali non possono non fare parte di questa esplosione di colori che utilizza la tempera su carta come tecnica, ma soprattutto la tempera come una cara amica. Un nome, una scritta, ma soprattutto un lavoro che per molti di questi ragazzi, oltre ad essere un primo serio frutto della loro espressività, per la prima volta si trova sotto gli occhi di tutti e questo è un premio che non tutti hanno sempre avuto. L'atrio comunitario funge da perfetta galleria, tutta a disposizione dei bambini. Perché non c'è mai stata una mostra dei bimbi prima d'ora? E siccome sono bravissimi, grazie alla nostra maestra, si sono meritati anche di avere una loro prima vera e propria mostra, che non sarà l'ultima, ma la prima sì. Abbiamo visto bimbi dalla prima alla quarta classe, sì. Un po' tutte le inferiori o sbaglio? Sì, sono tutte le inferiori, sì. È un piccolo gruppetto causa Covid, che prima era più numeroso e speriamo faremo di nuovo ritornare più numeroso, però diciamo 10, che era il massimo che si poteva. Ci stanno? Ci stanno, vero? Sì. Ecco. Ed ecco la loro maestra Silvia, un volto conosciuto dato che Silvia è soprattutto un'artista figurativa con all'attivo più mostre personali. Dunque un punto di riferimento importante per questi bambini che in tale occasione erano ben motivati. Mi è stata facile con loro perché sono venute loro così motivate, già cariche, grintose. Certe bambine non hanno la possibilità a casa di dipingere, quindi usano questo spazio per liberarsi. I genitori non vogliono che sporchino, giustamente, a casa. Qua sono molto più libere, ecco. Sì. Dire che la sede sociale è più bella e soprattutto ornata è forse poco. Presso il sodalizio si respira quasi aria nuova, un'aria da porte aperte, e non solo perché ci siamo già dimenticati delle disposizioni epidemiologiche, ma poiché i coloratissimi lavori trovano sempre una loro collocazione in ogni ambiente. E se poi dietro a queste fatiche stanno le piccole mani degli alunni buiesi, l'apprezzamento del pubblico è garantito. Naturalmente la visione della mostra è libera e senza particolare orario. Basta trovare la porta della comunità aperta e il resto si presenta da solo. TG Flash. Il Festival dell'Istroveneto farà tappa domani a Venezia, dove si terrà la seconda serata di Dimmela Cantando
presso l'Auditorium Santa Margherita con inizio alle ore 16. Al bando di concorso per Dimmela Cantando, quest'anno sono pervenute 27 canzoni, delle quali ne sono state scelte 14 che sono entrate a far parte del repertorio ufficiale. A conclusione dell'invito pubblico, il presidente della regione istriana, Boris Miletic, ha firmato 107 contratti con i quali la regione istriana cofinanzia progetti e programmi nell'agricoltura, nella silvicoltura, nella caccia, nella pesca e nella gestione delle acque, che dovrebbero essere attuate durante il corso di quest'anno. A tale scopo sono stati stanziati 1.960 cune per un totale di 73 associazioni presenti sul territorio della regione istriana. L'ostetricia esiste dall'inizio dell'umanità. L'essenza dell'ostetricia è essere da supporto e aiuto per la donna nei momenti belli e quelli meno belli. In Croazia ci sono pochissime ostetriche, come pure altri operatori sanitari. Perché in generale mi piaceva il lavoro con i bambini e il lavoro nella professione medica. E ho visto l'ostetricia come un buon lavoro per la vita futura. Per adesso sto facendo il tirocinio da 5 mesi e sono stata nella stanza dei bambini in neonatologia e sto aspettando di andare in sala parto. Mi trovo veramente bene. Petrosha sta svolgendo il suo tirocinio presso l'ospedale generale di Pola, dove in occasione della giornata internazionale delle ostetriche si è tenuta una conferenza per tutte le donne gravide e quelle che stanno pianificando una gravidanza, tenuta da Teuta Gardinic, laureata in ostetricia e consulente internazionale per l'allattamento. Gardinic ha fatto notare come le ostetriche manchino, ma grazie alla Scuola Superiore di Medicina di Pola il loro livello di istruzione è aumentato. Quest'anno a Pola ci sarà la seconda generazione di ostetriche assistenti. L'ostetricia non è solo il nostro aiuto alla donna nel momento del parto o il portare al mondo una vita nuova, ma è la percezione delle donne del nostro supporto durante tutti i vari periodi, dalla pianificazione della gravidanza, durante la stessa gravidanza, il parto, il puerperio, l'allattamento e di tutto. Durante la sua presentazione, Gardinic ha presentato alle donne incinte il reparto di maternità, ha parlato di quando devono presentarsi all'ospedale e di cosa portare con loro. Gardinic ha anche affermato che secondo la legge della Repubblica di Croazia una donna non ha il diritto di decidere da sola se desidera il taglio cesareo o il parto naturale, ma lo decide la professione. L'allattamento al seno è un argomento ampio, ma è importante che le donne sappiano cosa aspettarsi nei primi momenti quando arrivano a casa con il bambino, perché spesso hanno la sensazione di essere abbandonate a se stesse fino all'arrivo della loro infermiera di visita. È molto importante sapere cosa fare e non avere paura o delle incognite. Nel momento del bisogno le donne ricordano cosa hanno imparato, come ad esempio quando vedono il rossore al seno, sanno che il bambino non è posizionato bene durante l'allattamento. Noi insegniamo cose semplici in modo da far diventare le mamme pronte e sicure di se stesse. È importante rafforzare le donne prima, durante e dopo la gravidanza, perché durante questo periodo attraversano vari cambiamenti psicofisici, emotivi ed ormonali. In occasione del 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, la Commissione per l'uguaglianza di genere della città di Pisino ha organizzato una tavola rotonda sul tema «È pronta Pisino per i colori dell'arcobaleno?». Oggi viene commemorato il 17 maggio 1992, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha cancellato l'omosessualità dalla sua lista di malattie. In quel giorno ricordiamo tutte le persone omosessuali, transgender, intersessuali e tutti coloro che si sentono diversi. L'obiettivo di questa discussione è incoraggiare i cittadini a pensare in modo più aperto su questi argomenti, a combattere la negatività su questa problematica e a dimostrare che tutti noi siamo persone in carne ed ossa, ma che semplicemente amiamo in modo diverso.
Abbiamo degli ospiti interessanti e gli argomenti che verranno discussi sono molto importanti per i membri di questa comunità. Questi sono argomenti di cui ogni persona dovrebbe saper qualcosa. Più sappiamo, più facilmente accettiamo la diversità. Qualunque cosa tu sia o faccia nella vita e qualunque sia il gruppo al quale appartieni, ci saranno sempre persone che sono a favore e contro. È necessario quindi educare la popolazione. La tavola rotonda ha anche presentato risultati di un'indagine su 106 studenti delle scuole superiori della città di Pisino. Una collega del Progress direbbe che queste 106 risposte sono in realtà un numero molto significativo perché ci fanno vedere come respira un certo gruppo di persone. Posso dire che i risultati sono variati ma molto positivi. I bambini hanno familiarità con questi temi anche se non abbastanza perché hanno detto che vorrebbero discutere di più a scuola di questi argomenti. La conclusione del dibattito è che la paura dell'ignoto è profondamente radicata, ma che alcune paure possono essere superate con l'educazione, le discussioni, gli esempi di buone pratiche e che ogni lotta per i diritti umani è un lungo processo su cui lavorare fino a quando la popolazione è sufficientemente sensibilizzata per accettare la diversità come una cosa normale. Gentili telespettatori, questo è tutto per stasera, grazie della vostra attenzione, vi auguriamo un buon proseguimento di serata e un buon fine settimana.